volta immatricolati potete seguire le lezioni. È vostro compito istituzionale predisporre un piano carriera. Il piano carriera è l'elenco di tutti gli insegnamenti che dovete sostenere lungo il ciclo dei 3 anni di carriera universitaria. Dovete andare sul sito www.unito.it, cliccare su carriera, scelta percorso di studi, piano carriera. È necessario predisporla affinché possiate registrarvi e prenotarvi gli appelli. Il piano carriera è obbligatorio per tutti i 3 anni, dovete quindi compilarlo sia al primo anno che al secondo anno che al terzo anno di studi. È obbligatorio perché sennò così non potrete accedere agli appelli. Dovete scegliere anche i crediti liberi che potete modificare ogni anno. Potete anche modificare la scelta del percorso, ma state solo attenti che gli insegnamenti che inserite siano poi validi per il nuovo percorso di studi. A volte non riuscite a fare il piano carriera perché non avete pagato le tasse, pertanto fate attenzione al pagamento delle stesse. Buongiorno, le lezioni si svolgono in 2 periodi didattici, il primo semestre e il secondo semestre. Il primo semestre si svolge da metà settembre fino a dicembre, il secondo semestre si svolge da metà febbraio fino a fine maggio. Le lezioni del primo anno si svolgono generalmente nel nuovo polo didattico che è raggiungibile dalle entrate di Via Filadelfia 73, Corso Unione Sovietica 218 bis e Corso Unione Sovietica 220. Il calendario delle lezioni è disponibile sul portale nella propria pagina personale per potervi accedere. È comunque necessario approvare prima il proprio piano carriera. Per iscriversi agli esami bisogna prenotare gli appelli. Cos'è necessario avere precedentemente fatto per potersi prenotare gli appelli? Aver pagato le tasse, aver compilato il piano carriera ed aver compilato la valutazione Dumeter, che è un questionario online dove voi potete valutare sia la logistica che la didattica degli insegnamenti che andrete ad affrontare nella vostra carriera. A questo punto vi auguriamo un bocca al lupo per i vostri esami.